Eccoci su Remnant from the Ashes. Dai, e allora ho scoperto un glitch farm che si può fare all'infinito, ragazzi. Proprio all'infinito. Allora, prima di tutto andiamo qua giù nel Ward 13. Utilizza posto di blocco. Adesso vi faccio vedere il punto preciso. Si trova in pratica nella seconda area, nel deserto. Terra Rom. Dobbiamo andare qua giù, il monolito. Una volta scoperto il monolito, cioè andando avanti scoprirete questo monolito qua che si vede nell'immagine, e lì davanti c'è un posto di blocco, infatti ci sono io adesso e ci andiamo. Ok, eccoci arrivati. Allora, come vedete il punto è questo, il monolito si vede, si riconosce molto bene. Vi faccio vedere anche l'armatura che troviamo qua dentro. Se noi completiamo questo percorso, perché è un percorso, laggiù in pratica è tipo una specie di piattaforma. Quando ci montiamo sopra dobbiamo fare una specie di enigma. Vi faccio vedere l'armatura completa qual è, perché non la indosso, perché anche se è bella, c'ha tanta armatura, è molto lenta. Di sicuro l'avete vista in altri video, di sicuro l'avete vista, perché è una bellissima armatura come è fatta, vedete? Sembra tipo un'armatura di Dark, no, Dark Soul, di Skyrim, però medievale, fantasy, dark, futuristico, di tutto e di più. Molto bella di estetica e come abilità, però troppo lenta per i miei gusti. Quindi vi rimetto questa. Quindi cosa vi faccio vedere io adesso? Adesso vi faccio vedere un glitch, che poi non so se è un glitch, comunque è un modo, una tecnica per fare tanti materiali, quindi per potenziare armi, comprare di tutto. In più facciamo anche esperienza. Adesso vi faccio vedere. Forse qualcuno di voi starà già capendo che cosa sto per fare. A parte laggiù c'è uno, facciamolo fuori. Allora, in pratica queste, vedete, sono piattaforme, scendono se noi ci montiamo sopra. Se sbagliamo, come in questo momento, spawnano questi mostri all'infinito. Avete capito bene? All'infinito. Quindi cosa significa? Che all'infinito uguale materiale all'infinito. Vedete? Cristallo di luminite, scarti. Cioè, veramente una cosa favolosa. Adesso vi dico già. Ma ti rovini l'esperienza di gioco, non ti rovini niente, perché questo gioco diciamo che è quasi infinito, quindi non ti rovini assolutamente niente. Poi ognuno fa quel che crede e che vuole. Io vi consiglio assolutamente di farlo. Non prendete l'armatura, per prendere l'armatura dovete completarlo senza sbagliare, ma io invece lo sbaglio apposta in modo da far spawnare questi mostri. Spawnando questi mostri noi ci darà esperienza, quindi saliamo di livello. In più ci darà anche molti materiali, guarda, guardate un po', finché non lo patcheranno naturalmente. Ferro, cristallo di luminite e scarti 81, cioè quasi 100 a botta, cioè non è per niente male. E poi la cosa bellissima che cos'è? Che qui c'è il posto di blocco, quindi finite le munizioni, i mostri non spawnano più, nessun problema. Andate laggiù nel posto di blocco, è come se si raggelasse tutto. Quindi siete a posto. Come vedete continuano a spawnare. A volte sembrerà che non spawnano più. Quindi qualcuno potrà dire, ma a me non mi spawnano. Giocaci un po' di più. 2 minuti, in 2 minuti ti spawnano. Cioè, basta aspettare qualche minuto, un minuto, ma neanche. Cioè, te continua a farlo finché non ti vengono mostri. Poi come ho detto, se non vengono più, andiamo nel posto di blocco, dormiamo e ci risuona un'altra volta. Questi ci daranno un po' meno scarti, ma sono sempre scarti, materiale, quindi il ferro, cristallo di luminite. Poi abbiamo anche, ecco, questi invece ci daranno molto più farm. Cioè, è sempre una cosa infinita, cioè questo mi sembra che sia l'unico punto buono per questo farm, perché non, per ora non l'ho trovati altri, poi magari qualcuno di voi l'ha già trovato, perché io il gioco non l'ho ancora finito, sono molto indietro. Adesso sono morto, ma nessun problema, perché tanto ci farà spawnare qua giù nel posto di blocco subito, proprio all'istante. Puff! E eccoci qui di nuovo. Vabbè, materiali in terra non ci sono più, ma chi se ne frega. Basta andare qui, così sbagliamo. Vedete, adesso non vengono più. Perché? Perché dobbiamo sbagliare diverse sezioni. Cioè, non è che devi fare per forza la solita. Magari fai così, la fai quasi tutta giusta.
E poi sbagli all'ultimo, paf. E se non viene, chi se ne frega, ci riprovate. Tanto rispawnano perché ci sono stato qui un bel po'. Come vedete, c'ho 9.000 e scarti, cioè tanta roba. 9.000 scarti, l'ho fatti in mezz'ora. Cioè, neanche in tanto. Eccoli un'altra volta, visto? A volte si bugga e dovete aspettare qualche secondo. In modo che. Guarda, appunto, caratteristica. Sono salito di livello in pratica. Cristallo luminite, scarti, ferro. Poi, vabbè, ogni tanto vengono anche qualche nemico. Viene. Quindi questo è un ottimo farm per i materiali e per l'esperienza. Materiali, scarti, esperienza. Fatemi sapere voi in un commento se lo sapevate. Eccolo qua, di nuovo. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, sempre per rimanere aggiornati. Tanto basta premere iscriviti, non è difficile. Se volete invece sempre la notifica, cliccate sulla campanellina. Invece di fare su personalizzate, fate su tutte, magari se vi interessa la serie, perché io non porterò proprio tutte le mappe, cioè come fanno quasi tutti, porto delle guide che non porta quasi nessuno. Magari alcuni sì, ma altri no. Questa mi sembra che non c'è, mi sembra di non averla vista, forse perché non l'ho cercata, questo non lo so. Comunque a me mi sembra un ottimo metodo per farmare. Veramente un ottimo metodo. Alcuni diranno, ma ti rovini il gioco, ma secondo me non te lo rovini perché conviene farlo. Per esempio, no? Voi qui non dovete completarlo per forza. Come avete visto vi ho fatto vedere l'armatura, ma come ho fatto io a prenderla? Semplice, sono entrato da un amico, loro avevano già fatto tutto il percorso e quindi qui era aperto, qua giù. Una volta aperto c'è tipo un pulsante, ci premiamo quadrato su PS4. E ci farà vedere una specie di mercante, cioè in pratica ci venderà questa armatura che ho io addosso, cioè che vi ho fatto vedere prima, scusate, no, addosso, questa qui, teschio vuoto. La comprate, in totale ci vuole, mi sembra, 1.500, non sono tanti. La comprate, no, 1.500, 2.500 mi sembra, e niente, siete a posto, ce l'avete, e voi nella vostra partita continuate così a farmare. Per esempio, io non sono ancora andato avanti, avete visto? Nella mappa ci sono sempre delle zone scure da sbloccare. Quindi cosa faccio io? Vado avanti, non la completo qui perché tanto l'armatura ce l'ho già. Cosa mi interessa a me di starla a completare? Non mi interessa, no? E quindi che cosa faccio? Vado a giro, finisco anche il gioco senza problemi, non lo so, faccio le mappe, mi faccio quello che mi pare. E poi quando mi manca materiali e soldi che sarebbero gli scarti, e volete salire di livello, venite qua giù, tanto c'è il posto di blocco, o se no, anche se non c'è il posto di blocco, cioè in 2 minuti arrivate perché partiamo veramente vicini, cioè se guardate la mappa siamo vicinissimi, cioè l'entrata come vedete è in basso a sinistra, quella è l'entrata e fate tutto il pezzo, arrivate nel mezzo e qui ci potete fare questo glitch. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se lo sapevate anche voi, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati e noi ci sentiamo in un prossimo video. Dai!